Con Graziano Marracino dopo la vittoria della Virtus Latina Scalo nei confronti di una agguerrita Borgo Paiti. A caldo Graziano, indicazioni, aggiustamenti, eccetera. Ma a caldo abbiamo comunque un ottimo possesso palla per tutta la partita, comunque in gioco molto spesso la palla, abbiamo fatto una fase offensiva comunque lenta e non ci possiamo permettere questa differenza. Ci siamo sempre allenati a ritmi alti, oggi purtroppo anche il caldo, l'impatto della partita ci può stare. Gli errori più grandi sono in quanto riguarda la fase difensiva, non si possono prendere su due tiri il primo tempo, due gol su due errori che comunque centralmente lasciamo entrare. Non è possibile, dobbiamo continuare a lavorare. Fa morale questa partita, sono contento per i ragazzi perché l'hanno lottata fino alla fine, però bisogna lavorare tanto. Abbiamo visto un Burboaca di livelli superiori. Ma Burboaca è uno dei giocatori che ha avuto un po' di problemi fisici e neanche oggi stava al 100%. Ha bisogno anche lui di un pochino di tempo perché viene comunque da un paio d'anni di inattività. Secondo me, come lui, come tutta la squadra, hanno fatto come voglia, hanno fatto un'ottima partita, ma da rivedere sulla parte difensiva è una cosa importante da rivedere. Però complimenti comunque ai ragazzi di mister Palluzzi perché veramente hanno dato il massimo, hanno dato il cuore, quindi è giusto fargli i complimenti perché è difficile poi fare il risultato su un campo del genere molto lungo, largo, quindi molto dispendioso. Quindi complimenti credo a tutte e due le squadre, è doveroso. Noi ringraziamo Graziano Cino Marracino e rimandiamo i nostri lettori alle prossime avventure del Virtus Latina Scalo. Grazie. Grazie a voi.